Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Sono cominciati i giorni dell'agitazione, della frenesia. Natale viene una volta l'anno, dopo tutto, bisogna pure prepararlo. Giusto. Natale è una solennità che vale la pena preparare. Ma c'è il rischio di far confusione con le parole. Come si deve dire? Prepararsi al Natale o prepararsi il Natale? E non si tratta di sottigliezze. Dietro le parole ci sono atteggiamenti giusti o sbagliati. Se Natale è un dono che viene da Dio, è più che ovvio predisporsi a riceverlo. Allora ci si prepara al Natale. È predisposto adeguatamente ad accogliere qualcuno che sarà lui stesso il centro della festa. Dovrà risaltare in modo chiaro che se Natale è festa grande è solo grazie a lui. Prepararsi il Natale, invece, è un parlare che nasconde un'idea totalmente errata. È come dire che la festa ce la organizziamo noi e se sarà bella dipende da quello che metteremo in programma. Come se quando nasce un bambino tutto il fascino stesse nella coreografia, la culla, gli annunci, i regali, invece che nel bambino che nasce. Ma allora correggiamo il nostro tiro. Non diciamo più che dobbiamo prepararci il Natale. Vorrebbe dire che abbiamo stravolto tutto. Non più dono di Dio, ma evento che dipende da noi, dalla nostra fantasia, dalle nostre possibilità. I pacchi regalo, sì, li possiamo confezionare con le nostre mani, ma il dono del Natale, no, viene dall'alto. Noi possiamo solo aprirle le nostre mani, o meglio il cuore, e riceverlo. E non si tratta affatto di sottigliezze. Il protagonista di tutte le grandi feste cristiane, del resto, è sempre e soltanto Dio. Noi siamo gli invitati. E solo se è davvero così, quelle feste hanno probabilità di essere belle e lasciare un bel segno. Diversamente è inevitabile che provochino l'amaro in bocca ancor prima di cominciare. Poi dall'amaro in bocca si passa all'acidità di stomaco e non si vede l'ora che le feste finiscano. Noi siamo gli invitati alla festa di Dio, non i protagonisti. Ah certo, la collaborazione è gradita al Signore, anzi, l'attende. Prepararsi a Natale è collaborare con Lui nel modo che gli piace. Come ha fatto Maria. Tu concepirai un figlio, le fu detto. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Quella vita non l'ha inventata Maria. Lei poté solo accoglierla e una volta accolta farla crescere e poi darla alla luce. Pertanto, fissiamocela bene nel cuore questa conclusione. Non pretendiamo di prepararci il Natale che piace a noi. Preoccupiamoci piuttosto di preparare noi stessi al Natale che piace a Dio, perché è Lui che ce lo regala. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.